Scandinavia, 845 d.C. Ragnar Lothbrok è in trepidante attesa. La luce calda del fuoco sfiora le pareti legnose tappestate di trofei del suo giaciglio, preservandolo dal freddo sferzante della notte invernale. Da quando è diventato Jarl, conte, la sua dimora si è ampliata di grandezza e prestigio, i suoi privilegi aumentati, e nonostante si compiaccia delle ricchezze conquistate, avverte che la noia sopraggiunge con troppa facilità per non sentire che ha bisogno di qualcosa di nuovo. Mentre aspetta che l'ultimo bottino gli venga consegnato, ripensa alla sua recente razzia e alla inaspettata novità che lo tiene quella sera tanto sulle spine. Sorride malizioso e si accarezza la fulba barba incolta. I suoi occhi azzurri hanno uno scintillio inedito e controlla con minuzia che la stanza sia in ordine. Le donne che si occupano della casa sono ubbidienti, sempre disponibili e organizzate. Non ha mai dovuto alzare la voce e sono sempre state servizievoli, anche quando le portava a letto. Per lo più sono schiave, ma nessuna donna gli ha mai negato il suo corpo, il privilegio del suo status sociale e le sue gesta avventurose nelle terre sconosciute dell'Ovest l'hanno reso celebre. Così inizia il mio romanzo, dal titolo Il sogno di Ragnar. L'ho scritto in un momento difficile, nel quale tutta Italia era ferma ad ogni attività, dal proprio lavoro, e da tutte quelle cose che riempivano il nostro quotidiano. In quell'anno terribile io ho trovato una via di fuga e ho convogliato tutti i miei studi e la mia passione per la storia e per la mitologia in un romanzo storico. Il romanzo è ambientato nel IX secolo d.C. e racconta la prima fase del periodo cosiddetto vichingo, ovvero il momento in cui i nordici decisero di non essere più i vassalli dell'Europa cristiana e lottarono per prendersi un po' di gloria e di potere. Per decenni la storia ufficiale ci ha raccontato che i vichinghi sono stati dei feroci guerrieri che hanno saccheggiato i territori europei senza il minimo scrupolo, ma non è tutta la storia. Loro non erano soltanto degli abili combattenti, erano coraggiosi, organizzati e con un grande senso di giustizia e dediti alla famiglia. E per questo ho scelto di narrare le loro avventure attraverso le gesta di uno degli eroi nordici più celebri, Ragnar Lothbrok. Egli è stato tra i primi scandinavi a essere onorato nelle saghe nordiche, tra i primi a varcare il mare del Nord per raggiungere la Britannia. Celebrato in vita e venerato dopo la morte, ora è una leggenda che ha travalicato il tempo e lo spazio. In queste pagine troverete ricostruita la sua vita, mettendo insieme i personaggi realmente esistiti e fatti realmente accaduti, con la mia fantasia. Una fantasia plasmata per rendere credibile e coinvolgente una storia che nel bene o nel male fa parte del nostro retaggio culturale. Non mancherà l'amore, l'avventura, le battaglie e una donna straordinaria che nasconde un segreto. Per leggere questo libro non è necessario essere appassionati del mondo nordico. L'ho scritto pensando a tutte quelle persone curiose che vogliono sapere di più sulle tradizioni dei popoli del nord e scoprire l'altra faccia della storia, quella che per molto tempo nessuno ha mai raccontato. Oppure per chi già conosce il nostro amato eroe, ma che non vuole perdersi l'occasione di sentirlo vivo e di rivivere con lui le sue gesta epiche. Infatti, troverete molti dei riti delle tradizioni dei vichinghi e cavalcherete le onde sulle celebri Drakkar, le navi che terrorizzarono molti popoli del mondo. La narrativa ci dà la possibilità di esplorare terre che forse non visiteremo mai, oppure periodi storici che ci sarebbe impossibile decifrare. Questa è la sua grande magia, e spero con tutto il cuore di esserci riuscita.